Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video eccezionalmente di sabato. Me l'avete chiesto su Instagram e quindi ve l'ho pubblicato subito invece di aspettare martedì. Ed è la torta dal cuore morbido fatta con le uova di Pasqua, ossia col cioccolato. Allora, questa torta è molto versatile. Parte che è sofficissima e dentro ha un cuore cremosissimo che può diventare ancora più cremoso se diminuiamo il tempo di cottura. Adesso vi faccio vedere. Verrà proprio come il tortino dal cuore morbido. Ovviamente prima di servirlo verrà fatta un pochettino raffreddare. Allora, è semplicissima da fare e occorrono pochissimi ingredienti. Partiamo subito. In una ciotola mettiamo il burro e lo zucchero insieme al cioccolato che io ho leggermente tritato per scioglierlo prima, ma potete tranquillamente metterlo intero anche perché le uova di cioccolato sono molto sottili. Allora, io le sciolgo al microonde a una bassa temperatura per 5 minuti. Potete anche farlo a bagnomaria. Quando il composto diventa liscio ed omogeneo e ben sciolto, vado ad aggiungerci 4 uova sbattute. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate scritti giù nell'info box. Lascio intiepidire un pochettino il composto e vado ad aggiungerci le uova a poco mescolando sempre. La torta può anche essere senza glutine, perché andremo ad aggiungere pochissima farina che può essere sostituita con la farina di riso, per esempio, o con una farina senza glutine. A questo punto, dopo aver aggiunto le uova, mettiamo la nostra farina. Io sto utilizzando della farina semplicissima 00. Mescoliamo fino ad incorporare bene anche la farina. A questo punto potete prendere una teglia dal diametro di 22 cm, anche 24, la imburrate, la infarinate e ci mettete il composto all'interno. Come potete vedere è una torta senza lievito, non occorre assolutamente metterlo perché noi vogliamo un interno molto umido. Questa torta va a 220 gradi per circa 20 minuti. Altrimenti, se la volete un po' più umida e meno cotta all'interno, cuocetela a 250 gradi per 12 minuti circa. Prima di servirla però, mi raccomando, lasciatela completamente raffreddare almeno un'oretta. Questa che vi sto facendo vedere per prima è la cottura a 220 gradi per 20 minuti e quella che vi farò vedere dopo in un secondo momento è quella cotta a 250 gradi per 12 minuti. Come potete vedere è sofficissima e poi ha un interno molto umido, è davvero golosissima. Ecco qui quella cotta meno, è proprio uguale al tortino al cioccolato ed è ancora più golosa. Che cosa ve lo dico a fare? Guardatela, è strepitosa. Ovviamente una volta tagliata dovete servirla perché altrimenti poi l'interno esce completamente, quindi vi consiglio magari di tenerla all'interno della tortiera. Allora ragazze e ragazzi, spero tanto che questo video vi sia stato utile e un modo per riciclare le uova di Pasqua o comunque del cioccolato che avete in casa. Io aspetto i vostri commenti, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!